Mio fratello è incazzato perché quando cammino con lui, l'altro giorno siamo andati sui Navigli, guardano tutti me. Era sera. Ricky, ma perché guardano tutti te? Sono incazzato. Mio fratello è un bel tipo, alto, grande, grosso come me. Adesso voglio mettermi anch'io il cappello e gli occhiali scuri. Forse mi guardano perché ho il cappello e gli occhiali scuri, anche se sono da vista, eh. Anche di notte. Praticamente ho sempre gli occhiali scuri. Va bene. Non c'entrava niente con il video di oggi. Il video di oggi. Il video di oggi riguarda l'intelligenza. Per esempio. Ah, sono andato a votare. Sono andato a votare. E sono ufficialmente un PDino. Ho votato PD. Non mi vergogno a dirlo perché in questo momento storico, secondo me, bisogna contrastare Salvini. Questo governo che vede Salvini praticamente che fa il padrone, che spadroneggia, quindi mi sembrava giusto votare PD e l'ho fatto. Anche in virtù di questa candidatura del medico di Lampedusa che mi è piaciuta, quindi ho votato PD, sono PDino, sono diventato PDino, non so che farci, per ora è così, poi si vedrà. L'altro, quando sono andato a votare, c'era una signora che ha preso il numero della mia carta d'identità, cioè poi a un certo punto vedevo che io sono un po' cambiato, avevo ancora i capelli ai tempi, adesso sono pelato. Mi ha guardato e io ho detto, signora, si cambia, ho 50 anni adesso. E lei fa, 50 anni? Complimenti. E mi ha guardato un po' così, complimenti. buon gustaia, volevo dirle. Sì. Wazzapatazza, wazzapatinga. Adesso vi faccio un test di intelligenza. In base alle risposte, prima del test vero e proprio, chi mi segue lo sa, l'ho già proposto perché mi fa impazzire questo test. È l'unico test di intelligenza che ho capito. Che fece un certo professor Mosconi all'università statale una mattina. Sì, prima di dirvi questo test. Insomma, io voglio specificare questo. Io non sono intelligente, sono semplicemente un genio. Quindi il genio si può permettere anche di essere stupido. Però l'intelligenza è una cosa fondamentale, secondo me. E io l'ho capito questo test. Ve lo faccio. È un pretest di intelligenza. Allora. Chi lo sa, non faccio il furbetto, eh? Ragionamento. È un test non di matematica ma di logica. Pensate bene, la logica che io sono un tipo illogico spesso e volentieri. Allora, una foglia cade sopra un lago. Immaginatevi. Lago di un bosco. Ogni giorno la foglia raddoppia la propria superficie. Ogni giorno raddoppia la foglia. Ogni giorno raddoppia. Cosa dice il professore? Cosa disse il professor Mosconi? A un certo punto, questo è il punto. In 100 giorni ricopre tutto il lago. In 100 giorni. La domanda è: in quanti giorni ne ricopre la metà? Vi do un minuto per riflettere. Pensateci bene. Foglia cade sul lago. Ogni giorno raddoppia la sua superficie. 100 giorni ricopre tutto il lago. In quanti giorni ne ricopre la metà? Ogni giorno raddoppia la sua superficie. Pensateci. Pensateci. Non è 49? Molti all'università dicevano 49. Anch'io ero uno di quelli. 51.
Le risposte più strane. Allora, la dico? Se no, stoppatemi, eh? Stoppatemi. E poi, pensateci, perché sto per dire la soluzione, quindi stoppatemi. Allora, la soluzione è 99. Sembra strano, infatti il professor Mosconi dice era difficile perché uno dice la metà, se 100, ricopre tutto il lago. Come fa a essere la metà 99? Non suona bene. E invece può essere proprio perché ogni giorno raddoppia. Ogni giorno raddoppia la superficie, quindi il giorno prima è la metà. Questo l'ho capito anch'io. Se ogni giorno raddoppia, il giorno prima è la metà. Giusto? Ok, potete farlo, diciamo, alle feste, che fa sempre successo questo test, è simpatico. Simpatico, no? Sì. Una volta ci ho litigato con una ragazza che diceva, no, non è vero, ma come non è vero? Ogni giorno dopo, no, no, c'è qualcosa che non mi convince, non ti convince, ma è così. Cristo. Allora, questo test si concluderà con una canzone di Paolo Li Causi, che si chiama I Due Giganti, una canzone d'amore. Un ragazzo che mi ha voluto conoscere, è venuto qua, ha dimenticato qua il sombrello verde, una persona distratta, a me piacciono le persone distratte, ha dimenticato di portarsi via la torta Guinness, fatta con la birra, una torta al cioccolato fatta con la birra Guinness. Una torta molto buona che lui ha dimenticato qua ombrello e torta, un tipo molto simpatico che chiama Gaber, Giorgio Gaber. E devo dire che anch'io, pur non conoscendolo benissimo, Giorgio Gaber, però mi basta vedere quella sua faccia meravigliosa, di gomma, stupenda, aveva una faccia di una simpatia assoluta. E quindi Giorgio Gaber ci piace. Quindi il finale di questo video sarò io che faccio i soliti gesti cretini con la musica, oppure riprendo qualcosa fuori, insomma, con la musica di Paolo. Però prima il test dell'intelligenza. Ci saranno dei cartelli e voi rispondete. Siamo noi Ok, iniziamo. ad essere pronti per l'amore, o è l'amore aggiungere a noi? Avete Ma anche se risposto che arrivassimo, Ricky Farina non vi eccita, potremmo non essere sia uomini che pronti, donne, avete dei schiacciando problemi percettivi, via come aria estetico-percettivi, equivoca. o fallo-percettivi, o clito-percettivi, insomma, una percezione di ciò che è bello, di ciò che è sexy, compromessa. Questo è un segno di stupidità. Quindi non siete intelligenti. Se invece avete risposto Ricky Farina mi eccita, siete persone Perché con un mai sano senso estetico vogliamo e rinchiudere quindi siete persone intelligenti. l'amore? E io sono Temiamo orgoglioso di che avervi tra i miei followers. non sia tutto per Mi noi. sono stancato di fare Ci questo test innamoriamo di dell'intelligenza perché continuo del riflesso nei loro purtroppo non ha occhi. senso. È Infine, che cerchiamo tutti i test di intelligenza a noi. me hanno sempre fatto sorridere. Mi sono sempre sembrate delle cazzate. Bene. Ora metto Ma la la luna canzone di Paolo Li Causi, spezzerà I Due Giganti. il gioco Canzone. d'equilibrio fra due giganti che si incontrano su un filo e si sfiorano sospesi con un anche solo di un capello, si sarà fatto un po' più di spazio. Ecco che un essere ora può rivelarsi, scorrendo di nuovo.
nuovo in noi. Allora possiamo riabbracciar l'essere umano nascosto dai mille volti, con mille maschere, da quei due ruoli nemmeno nostri. Ma l'amore non è una persona, è il gioco. Ciao mister! Ciao! Sono sul balcone. Il mio amico pizzaiolo. Ok, va bene.